Barbarossa Insiders. Benvenuti. Nella puntata di oggi raccontiamo uno degli episodi più drammaticamente famosi della caccia alle streghe. Il processo di Salem, nel Massachusetts, in America quindi, del 1692. In un momento in cui la caccia alle streghe stava finendo quasi dappertutto. Ecco, proprio il fatto che quando in Europa ormai l'ondata della persecuzione era cessata, o quasi, in America, nel Nuovo Mondo, si scateni un episodio di quelle dimensioni, 19 persone impiccate fra donne e uomini, ecco, ovviamente fa sì che del processo di Salem si sia sempre parlato moltissimo. E questo ha suscitato l'interesse e anche la disapprovazione, in un certo senso, di qualcuno fra i nostri spettatori, i quali chiedono, in sostanza, perché si parla tanto di questo processo. Ce lo chiede Michele, ce lo chiede Elisabetta, tutti e due in modo diverso dicono, ma insomma, in Europa si sono bruciate così tante streghe. Come mai parliamo così tanto di questo episodio americano? Allora, il punto è proprio questo, che la caccia alle streghe ovviamente ha fatto danni e vittime per diversi secoli in Europa, ma nel corso del Seicento le cose avevano cominciato a cambiare. Un primo momento di svolta si ha già nel 1631, quando il gesuita Friedrich von Spee pubblica il suo trattato Cautio Criminalis, dove dice che bisogna stare attenti, perché forse tutte queste confessioni delle streghe sono inventate o estorte e magari non c'è niente di vero. Ecco, da quel momento, nel giro di una generazione, l'opinione pubblica in Europa si trasforma. Anche l'opinione degli addetti ai lavori, dei teologi, dei magistrati. Tutti cominciano a pensare, abbiamo esagerato, forse la minaccia non è così grave, forse non c'è niente di vero. E la caccia alle streghe si esaurisce da sola. Certo, in qualche zona marginale d'Europa c'è ancora qualche processo. In Scozia, per esempio, l'ultima esecuzione per stregoneria è del 1706. Ma in generale in Europa la caccia alle streghe è finita. E proprio in quel momento, invece, in America si scatena l'episodio di Salem. Ecco, per questo episodio è così famoso. Perché porta una vicenda che è stata tipica della storia europea anche nel Nuovo Mondo. Quel nuovo mondo fondato da gente che era scappata dall'Europa credendo di lasciarsi indietro le persecuzioni e le disuguaglianze e che invece aveva ricreato in America un mondo con anche dentro di sé tutti i vizi del vecchio mondo. E poi l'episodio di Salem è importante anche per questo, che ha segnato in realtà una svolta nella storia di quelli che diventeranno poi gli Stati Uniti. Perché fino a quel momento, nel New England, comandavano i puritani. I puritani, cioè quegli estremisti protestanti, i discendenti dei padri pellegrini che erano scappati dall'Inghilterra per sfuggire alle persecuzioni e che nel New England avevano creato una specie di teocrazia. Cioè un luogo dove i pastori protestanti contavano moltissimo, comandavano loro e imponevano a tutto il popolo uno stile di vita estremamente rigoroso. Ecco, il processo di Salem distrugge anche la reputazione dei pastori puritani, che sono stati coinvolti fino al collo nella persecuzione. E lì quasi subito cominciano le proteste, cominciano le richieste di revisione, nel giro di 10 anni cominciano le riabilitazioni delle persone che erano state impiccate, gli indennizzi pagati alle famiglie e il prestigio del clero puritano ne esce distrutto. E quella che era cominciata come una teocrazia si sviluppa invece poi in direzione di una vera democrazia. Buona visione. Tu ami la Bibbia? 1692. Nel Nuovo Mondo si scatena una spietata caccia alle streghe. C'è un'influenza maligna che la affligge. Una comunità di devoti puritani del New England... Ma silenzio! Ferma! ...crede che il diavolo viva in mezzo a loro. Dimmelo! Chi è entrato nella mia casa? C'è uno spirito, qui, in questa casa! Ordine! Perché fate del male ai bambini? Io non li ho neanche... Sei venuta qui con l'uomo nero oggi! Lo giuro, sono innocente!
Signore, aiutateci! Il demonio! Nella cittadina di Salem si aggira il diavolo. Padre nostro che sei nei cieli. Per gli abitanti della comunità, chiunque potrebbe essere una strega e un aiutante di Satana. Non c'è modo di fermare il fanatismo religioso, una follia che costerà molte vite e che lascerà la comunità di Salem dilaniata dai sensi di colpa. Neanche uno di voi è capace di alzare gli occhi. È un momento che rappresenta una macchia indelebile sui primi anni della storia americana. Ancora oggi, molte domande rimangono senza risposta. Queste ragazze sono le nipoti dei padri pellegrini che nella prima metà del XVII secolo partirono dall'Inghilterra e dall'Olanda alla volta della costa orientale americana. Liberi dalle persecuzioni, volevano vivere secondo i propri ideali in una devota comunità cristiana. Lasciate che i cani abbaiano e mordano, Dio li ha creati così. Lasciate che gli orsi e i leoni ringhino e si smembrino, è la loro natura. Ma bambini, non lasciate mai che le cattive passioni vi guidino, perché le vostre piccole mani non sono fatte per strapparvi gli occhi. Tanto non mi prendi! Tra loro ci sono le figlie e le nipoti di Samuel Parris, il pastore della comunità di Salem nel New England. Quello che oggi viene considerato un innocente gioco tra bambini, all'epoca è visto come una vergogna dai ferventi puritani. Ritengono che tutte le persone siano schiave del peccato, anche i bambini, e che subiscano le continue tentazioni del demonio. Anche noi siamo fatti così. Ancora oggi abbiamo paura delle persone che non capiamo. E questo è uno dei motivi per cui è importante continuare a parlare di Salem. Quei fatti non devono cadere nell'oblio. Sono fiorite tante teorie intorno a quegli eventi perché la gente ha continuato a chiedersi per 3 secoli come è potuto succedere. Non è un gioco, non è un dolcetto scherzetto come ad Halloween. Da quella vicenda ci è arrivata una lezione molto importante da imparare. Salem si trova ai margini delle colonie inglesi in America. È minacciata a nord dai francesi, che sono alleati con le tribù dei nativi. Insieme attaccano gli insediamenti periferici e ne massacrano gli abitanti. I sopravvissuti fuggono a sud, a Salem. Agli occhi dei devoti puritani, i francesi e i nativi americani sono l'incarnazione dell'uomo nero, il diavolo in persona, che si aggira nei boschi. Immaginiamo di vivere in quel mondo. Sappiamo che le forze del male possono celarsi ovunque e che sono pronte a colpirci in ogni momento, ma non possiamo dire con certezza chi siano. Tutto ciò che è estraneo, tutto ciò che è sconosciuto, può essere un pericolo. Non esiste salvezza o sicurezza. Ci sono gli attacchi degli indiani, i rifugiati che arrivano e inoltre nella comunità pare che si stiano verificando episodi di stregoneria. La mentalità dei puritani porta a trovare una spiegazione semplice. Gli episodi negativi come questi non accadono mai senza una ragione. C'è sempre un motivo che scatena il male. Questo vale per tutto. Se ti muore il cane, se ti si ammala la mucca, se tuo figlio si ammala, se ti va a fuoco la casa o se senti dei dolori, tutto questo deve avere un significato più grande di te, Dio o addirittura il diavolo. Convinti che il peccato si annidi nel profondo delle anime di tutti, ciascuno deve essere estremamente severo con se stesso. Questo è il credo puritano. Solo i puri
Coloro che hanno accettato di vivere secondo la dottrina biblica potranno ottenere la salvezza. Condurre una vita semplice, specchiata e moralmente pura è il dovere di ciascun membro della comunità di Salem. La religione permea ogni argomento di conversazione, sempre, ogni giorno, in ogni situazione. Ogni cambiamento del tempo, ogni interazione personale è riportata ad un orizzonte religioso. Oggi per noi la religione è solo una delle tante forme di pensiero con le quali affrontiamo la vita, ma allora le persone la usavano come unico modello per interpretare il mondo. Le linee guida sono fornite dalla Bibbia. È dura essere un bambino in un mondo piccolo e dalla mentalità tanto ristretta. Così il proibito assume un gusto particolare. Chi non vorrebbe dare un'occhiata al futuro, anche se le guide spirituali condannano questa pratica come opera del demonio? Le ragazze si dedicano ad una forma inglese di magia popolare nota al tempo come bicchiere di Venere. Si riempie un bicchiere con dell'acqua e poi vi si versa dell'albume d'uovo. Per presagire chi potranno sposare, quale sarà il loro lavoro, cose che segnano la vita di una donna. Sì, si vede qualcosa lì. Io penso che sia il fuoco del camino che si riflette. Quelle ragazze sanno benissimo che delle brave cristiane non dovrebbero cercare di predire il futuro, specialmente in casa di un pastore puritano. È una cosa assolutamente proibita. Quando vengono scoperte, la situazione precipita. L'intera esistenza dei puritani del New England è un servizio religioso perpetuo. La vita di tutta la comunità è scandita dalla religione. La gioia e il piacere dei sensi sono considerati tentazioni sataniche. Il credo dei puritani non prevede la confessione, né tantomeno la possibilità di ricevere un'assoluzione. Ognuno deve svolgere un processo interiore ed è giudice di se stesso. I pastori dicono: guardate dentro di voi e vi troverete qualche forma di peccato. È questo l'aspetto più negativo del puritanesimo: un'eccessiva concentrazione sul peccato e sulla ricerca interiore, ma nessuna considerazione per le conseguenze psicologiche di tale processo. Le persone rispondono personalmente e direttamente a Dio. Vengono lasciate sole con tutti i loro tormenti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Le passioni represse, tutto ciò che è brutto o sporco, è sottoposto alla medesima restrizione. Tua la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dio forse ha abbandonato Salem. Oh, Signore, chi mi sta facendo questo? Ha le fiamme dentro di sé. Oh, Dio, Padre, vieni e libera questa bambina dal demonio. Che cosa? Non farlo! Tieni chiusa la bocca. Avanti, diccelo, che cosa c'è? Cosa vuoi? Chiudi la bocca! Va bene, sta calma. La storia dei processi alle streghe di Salem ha inizio nei primi mesi del 1692. È quello il momento in cui gli eventi precipitano. Le ragazze in casa del pastore Parris cominciano a comportarsi in modo strano. Non riesco a tenerla! Chi? È lì! Dove? Lì non c'è niente, non vedo niente! Dio è arrabbiato e Satana sta venendo da noi per distruggerci. Le ragazze sono terrorizzate. Date le circostanze, credo che probabilmente abbiano trasformato la loro angoscia psichica in sintomi fisici. Non stanno simulando. Che cosa vedi? Chi c'è? Oh, santo! Santo Dio! Cosa fai? No!
Quando si parla di queste bambine, spesso si usa il termine di possessione. Vengono chiamate le bambine possedute perché si ritiene che siano dominate e oppresse da forze malvagie. Fanno cose strane per delle giovani dell'epoca, visto soprattutto che vivono in casa di un pastore. Per esempio, non vogliono ascoltare la lettura della Bibbia. Il loro comportamento è talmente aberrante che il pastore Perlis, come è prevedibile, chiama il medico del paese, il dottor William Griggs. Dovrà stabilire se le bambine hanno qualche infermità. Sono malate? Hanno qualche problema riconducibile a qualcosa di fisico? Buonasera. Non viene trovata alcuna spiegazione medica. È il XVII secolo, ma neanche la scienza del XXI secolo ha fornito una risposta soddisfacente. Negli anni 70 del XX secolo ha trovato seguito la teoria dell'avvelenamento da segale. Gli episodi di stregoneria venivano giustificati dicendo che le bambine avevano mangiato del pane di segale ammuffito che aveva causato loro delle allucinazioni. La teoria ebbe successo perché parlava di una forma naturale di LSD, una sostanza in voga in quegli anni. Dopo un mese dalla sua pubblicazione, la tesi venne però confutata sulla stessa rivista in cui era apparsa, da due scienziati che sostenevano che quel tipo di intossicazione non provoca convulsioni. È un'idea che sembra buona, ma le cose non sono così lineari. Alla gente piacciono queste soluzioni semplicistiche, ma nel caso di Salem non si possono applicare. È possibile che una o due persone abbiano avuto sintomi di quel genere, ma questo non spiega il perché sia stato accusato di stregoneria un così gran numero di abitanti della regione. Non esiste una sola spiegazione, è tutto più complicato. Non c'è niente in lei che una semplice medicina sia in grado di curare. E in effetti, forse c'è un'influenza maligna che la affligge e la costringe a patire tutte quelle terribili sofferenze. La cosa più triste di tutta la vicenda di Salem è che ci sono tantissimi momenti di possibile svolta che non vengono sfruttati. Per esempio, il pastore Perlis avrebbe potuto decidere che il medico si sbagliava e che le ragazze non erano possedute, ma soffrivano di una malattia sconosciuta. Invece il pastore parte dal presupposto che siano coinvolte delle streghe. Mi dispiace tanto per quella bambina. Immaginate cosa deve provare una undicenne che lavora tutto il tempo e che improvvisamente sente su di sé l'attenzione di quella gente così importante per lei, alla quale fino a quel momento ha sempre obbedito. A Salem si verifica un ribaltamento. Delle ragazzine che di solito stanno ai margini della società vengono a trovarsi al centro della scena. Si credeva che la magia bianca potesse contrastare l'opera del diavolo. Una vicina di casa di Perlis convince la schiava del pastore Tituba a preparare una torta incantata. L'ingrediente principale è l'urina delle ragazze. Tituba è nata alle Barbados, probabilmente è di origine caraibiche, ed è la schiava domestica del pastore Perlis. Occupa il gradino più basso della scala gerarchica della società dell'epoca. Se un cane mangerà la focaccia magica, la strega urlerà di dolore, tradendosi. Così almeno crede la gente. Ma la magia non funziona. Per il pastore deve essere imbarazzante sapere che la propria casa è attaccata dal maligno. È una cosa che non si augura a nessuno. Che cosa succede nella mia casa quando io non ci sono? Io non lo so proprio. Non mi devi mentire, bambina.
Chi è che ti tormenta? Io non sono una bugiarda. Il diavolo è il re delle bugie. Allora adesso devi dirci chi è che viene a tormentarti. Chi è che ti perseguita? Io non lo so. Tu ami la Bibbia? Sì. Ami le tue preghiere? Sì. Allora cosa ti affligge? È che... Chi è che entra in casa mia e ti terrorizza? Quale apparizione ti visita di notte? Dimmi il suo nome, bambina. Dimmelo! Tituba. Non so cosa sia passato nella testa di Betty quando ha fatto il nome di Tituba, ma suo padre, il reverendo Parris, non vuole certo che sotto il suo tetto avvengano cose del genere. Quindi sospetta anche della schiava. La cucina di Tituba è un luogo di ritrovo per le ragazze. La schiava ha così tante storie da raccontare. L'altra notte, mentre stavo dormendo, ho sentito la stessa voce orribile che diceva: bambini, venite con me, venite con me. Così mi sono svegliata. Ho cercato di chi era quella voce. Nessuno. Non c'era nessuno nella stanza. Sappiamo pochissimo di Tituba, a parte quello che è successo durante il processo. Se non fosse stato per quegli eventi, sarebbe scomparsa tra le pieghe della storia e oggi non conosceremmo neanche il suo nome. Una cosa la sappiamo con certezza. Le ragazze considerano Tituba una confidente. Per loro è una fonte inesauribile di intrattenimento. È una persona molto importante nella vita delle giovani Parris, che trascorrono tanto tempo insieme a lei. C'è un rapporto molto stretto tra Tituba e quelle ragazze. C'è uno spirito! C'è uno spirito! C'è uno spirito tra di noi, qui, in questa casa. Lo ha mandato il diavolo. Per ovvie ragioni, Tituba è la prima a essere accusata. Non ha alcun potere in casa, si trova lì e non è minimamente nella posizione di difendersi. Tituba viene gettata in prigione. Ma questo non ferma la stregoneria. Le presenze demoniache persistono. E durante la notte lei viene da me e mi pizzica e mi morde e poi mi dice anche che mi colpirà e che mi provocherà dei dolori tremendi se non firmerò il suo libro. E poi c'è sempre un uomo nero con lei che sussurra nelle sue orecchie. Tituba viene messa sotto pressione e confessa: il diavolo è venuto da me e mi ha chiesto di servirlo. Le viene chiesto quante altre streghe ci sono. Lei dice di aver letto 9 nomi nel libro di Satana. Significa che ce ne sono altre. Chi sono? La gente comincia a pensare che potrebbe trattarsi anche dei vicini di casa. Chi può essere coinvolto? Hai sentito? Pare che ci siano molte altre streghe qui a Salem, è la verità. Tu che cosa ne pensi? Io non lo so. Potrebbero essere streghe. Ho sentito che ci sarebbero delle streghe a Salem. Non ci posso credere. Ha anche un famiglio con Io sé. Non credo che sia bene parlare di queste cose. No? Uno dei problemi principali della cittadina di Salem è proprio la sua comunità, che è lacerata, è piena di contrasti interni. Ci sono gruppi di persone schierati su 2 fronti opposti. Praticamente sono in guerra tra loro. Se sostituiamo la parola streghe con la parola terroristi, la lezione che ci arriva dalla storia di Salem diventa più chiara. Neanche oggi riusciamo a capire chi siano davvero i cattivi. E allo stesso modo non lo capiscono le persone del 1692, per le quali le streghe esistono davvero e hanno il potere di danneggiare gli altri, proprio come i veri terroristi di oggi. Chiunque può essere accusato, un vicino, un parente, chiunque può essere una strega o un terrorista.
Vi avanza qualcosa da dare a qualcuno che ne ha bisogno? Mi dispiace proprio tanto, ma oggi non ho niente. Non avete niente, mi basta poco. Mi dispiace, devo sfamare i miei figli. Siete una donna malvagia, lo sapete? Che diamine! Io vado con Dio. Spero che un giorno voi e la vostra famiglia scopriate cosa vuol dire vivere così. Essere un emarginato è sempre difficile in ogni cultura, ma nel Massachusetts del XVII secolo è particolarmente duro. Gli emarginati non hanno un posto nella società. C'è la Chiesa, ma non ne fanno veramente parte. Non vivono in una struttura familiare e non sono certo dei buoni partiti per un matrimonio. Ma, come gli altri, sono sottoposti alla legge. Anzi, lo sono nel peggiore dei modi, dato che sono considerati dei disturbatori della quiete. Supponiamo di vivere all'epoca e che una come quella donna, Sarah Good, bussi alla mia porta. Probabilmente la caccerei. Mentre se ne va, è piena di rancore, è arrabbiata e mi urla che mi pentirò per non averle dato niente da mangiare. Un'ora dopo, mio figlio si ustiona con l'acqua bollente, incidente molto comune e potenzialmente fatale al tempo. Se in seguito quella donna venisse accusata di essere una strega, ripenserei a quel momento stabilendo una relazione causa-effetto tra tutti quegli avvenimenti. Non ho vissuto la rivoluzione scientifica e non saprei distinguere tra correlazione e causalità. Vedrei il tutto come una minaccia che si concretizza grazie agli effetti di un maleficio. Quando inizia la caccia alle streghe, i primi a esserne minacciati sono gli emarginati. La categoria degli emarginati si trasforma all'improvviso nella categoria delle streghe. Per la gente dell'epoca, una strega è una persona che lavora per conto del diavolo. Ma i sospetti non ricadono solo su chi vive ai margini della società. Satana è profondamente malvagio, un tentatore scaltro e ingegnoso che cerca di provocare la caduta delle persone devote. È possibile che i suoi seguaci abbiano adottato come travestimento la parvenza di una grande rettitudine. È questa la logica contorta che vige all'epoca. Il numero dei sospettati cresce. Anche i membri più rispettabili della comunità entrano a farne parte. Diffidenza, paura e odio dilagano. Di certo il diavolo può ritenersi soddisfatto. La situazione precipita quando anche uno dei membri più rispettabili della Chiesa viene accusato di stregoneria. Rebecca Nurse è un membro rispettabile della Chiesa. La sua reputazione è impeccabile e gode del sostegno della famiglia. Nonostante questo, viene accusata. Ci sono state presentate accuse contro Rebecca Nurse, la moglie di Francis Nurse, del villaggio di Salem, perché sospettata di aver compiuto atti di stregoneria. Io non ho mai praticato la stregoneria in tutta la mia vita. Avendo causato dolore e sofferenze ai corpi di Ann Putnam e Abigail Williams, viene ordinato di arrestare e condurre davanti a questo tribunale Rebecca Nurse. Io posso giurare davanti al Padre Eterno che sono innocente, che Dio dimostrerà la mia innocenza. Andate a prendere le vostre cose. Fate in fretta. Sono tutti sorpresi dalle accuse mosse contro Rebecca Nurse. Molti sottoscrivono un foglio in cui dichiarano di conoscerla e di essere convinti della sua innocenza. Ma neanche questo basta a salvarla. Rebecca Nurse non può portare con sé molte cose in cella. Porta una Bibbia per trarne consolazione.
È una prova difficile per questa donna tanto devota. Lei crede ancora di poter superare gli attacchi restando salda nella sua fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Venite, signora Nurse. Venite. Alzatevi. Va bene. Chiunque potrebbe essere una strega. Non c'è bisogno di apparire o di comportarsi come tale per esserlo. Tutti potrebbero segretamente praticare la stregoneria. Ormai le accuse si susseguono come un fiume in piena. Tra maggio e aprile sono sempre di più le persone che vengono interrogate e gettate in prigione. Buongiorno. È pronto l'attrezzo per mio marito? Certo, buona signora. Eccolo, eccolo qui. Oh, fantastico. Guardate il manico, è ottimo. Sì, molto buono. Sentite le voci che girano? No, che cosa si dice? Pare che con la stregoneria abbia ucciso il primo marito. Sì, l'ho sentito. E lasciate che aggiunga un'altra cosa. Quella donna è venuta a casa mia circa un mese e mezzo fa. Ha avuto una discussione con mia moglie. E una settimana dopo è morta la nostra vacca da latte. Ma non mi dite. È proprio così. Ma è un disastro. Qualcosa scatena questo senso di colpa nelle persone. Un sentimento di peccato irrisolto. E allora cosa fanno? Lo proiettano su qualcun altro. È un processo psicologico. Non è il mio peccato. Non è mia responsabilità. È colpa di qualcun altro. Così nasce la figura della strega. Credo sia stata stregoneria. Che Dio ci aiuti. Sì, è la giusta espressione. Vi ringrazio per l'attrezzo. Arrivederci. Esistono solo due modi per condannare qualcuno per stregoneria. Uno è la confessione diretta dell'accusato. L'altro è la dichiarazione di due testimoni oculari che dicano di aver visto compiere degli atti di magia nera. Sappiamo tutti però che la magia nera non esiste. E quindi è impossibile trovare dei testimoni oculari. Perciò a Salem si mettono insieme tante piccole prove di scarsa importanza. La gente è sicura che ciò che avviene nella colonia può essere colpa solo della stregoneria, dell'opera del diavolo. Quindi tutti sono pronti ad accettare come veri anche indizi molto dubbi pur di giustificare l'esistenza della stregoneria. Per gli accusati, in gioco c'è qualcosa di più della loro posizione all'interno della comunità. Le dichiarazioni dei testimoni possono fare la differenza tra la vita e la morte. La maggior parte delle accuse si basa su quelle che vengono definite prove spettrali. La prova spettrale serve a dimostrare una possessione, un tormento che una persona dice di subire da una forza che però nessuno può vedere, a parte ovviamente la persona posseduta. Solo chi è colpito sostiene di vedere l'individuo o lo spirito che lo sta tormentando e quindi diviene l'unico testimone. Il ricorso alla prova spettrale è la chiave di tutto. Funziona così. Si crede che la strega invii uno spirito che ha le sue stesse sembianze a compiere i malefici che poi colpiscono i bambini. A questo punto i piccoli fanno un nome, dicono che lo spirito di questa o di quella persona li sta tormentando, ma nessuno al di fuori di loro può vederlo. Se il giudice William Stoughton avesse stabilito: non posso accettare prove del genere solo perché due testimoni non confermano i fatti. Non ci si può basare sulle parole di un accusatore. Le accuse di stregoneria sarebbero cadute. L'episodio di Salem non è stato gestito correttamente. Dal punto di vista procedurale, ci sono degli elementi che compromettono il vero senso di correttezza e giustizia che deve regolare un processo. Tutto si trasforma in una forma di intrattenimento popolare. Ordine!
Dite, con quale spirito maligno avete familiarità? Con nessuno. E allora le ragazze si sarebbero evitate. Che tipo di patto avete siglato con il diavolo? Che non ho mai visto il diavolo in vita mia. Perché fate del male ai bambini? Io non li ho neanche... Sei venuta qui con l'uomo nero oggi? Lo giuro, sono innocente. Chi avete incaricato per fare del male ai bambini? Io non ho incaricato nessuno. Non mi hai istigato a tradire i comandamenti e a morire? No, giammai. Loro dicono che il vostro spettro li visita, che li tormenta e li tenta a scrivere in un libro. Con quale libro li state tentando? Non esiste alcun libro. Sono innocente. Voi avete scritto sono nel innocente. Libro? No! Se non è così, quanto vi siete spinta oltre? Voi non avete uno spirito familiare? Non ho uno spirito familiare. Questi interrogatori, che hanno luogo prima del processo, vengono svolti pubblicamente. Tutti sono invitati. Chiunque vuole partecipare e osservare è libero di farlo. I magistrati trascrivono le dichiarazioni e decidono se l'imputato deve rimanere in carcere o meno. A volte fanno anche delle piccole prove e chiedono: se sei innocente, recita il Padre Nostro. All'epoca tutti lo sanno a memoria, ma la pressione è tale che a volte qualcuno si sbaglia. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Amen. Bene. Ma perché vi stavate dimenticando il nostro pane quotidiano? Ma io sono una donna vecchia. Il sacramento, il pane quotidiano. Sono spaventata dal processo. Chiediamo che siate arrestate e che si cerchino di nuovo escrescenze innaturali sul vostro corpo che dimostreranno che avete stretto un patto col diavolo. Oddio, vi prego, no. Sono pronti a tutto pur di mettere fine al trambusto, se vogliamo usare questa espressione, al trambusto che si è generato. E quando decidono di prestare fede alle testimonianze delle ragazze, queste diventano testimoni incontestabili. È Dio che domina su ogni cosa, non sono certo io. Non deve pronunciare. Avete visto? Guardatela. È bastato che nominasse il nome di Dio. Che succede? Che cosa ti ha fatto? Signora Nurse, siete stata voi a farlo? No! Chi ti sta tormentando? Che cosa ti tormenta? Era forse l'uomo nero! No! È stato lei! No. Lei! C'era un cane nero e mi stava trascinando tra le fiamme! È una traditrice! Non sapevo che era stata lei! Questa donna, siete sicure? Sapete se è un cane nero? Ed è venuta qui durante l'udienza! Mi sono sicura! Prendetevi cura di lei! Gli attacchi e le accuse delle ragazze possedute sono così credibili che persino i familiari delle imputate pensano: beh, devi essere colpevole perché lo hanno detto a queste ragazze. Ti hanno vista praticare le tue stregonerie e guarda cosa gli è successo. Tutte le istituzioni falliscono a Salem, persino la famiglia. Quello che rende i processi per stregoneria di Salem così atroci e terribilmente dannosi è la volontà espressa dalla corte di accettare delle testimonianze estremamente fragili e mettere a rischio la vita di esseri umani accettando quelle testimonianze inconsistenti. Alla fine sono proprio i giudici dei processi della caccia alle streghe a tradire la società, perché si rifiutano di ascoltare la voce della ragione. Che la donna sia arrestata e che si cerchino eventuali marchi del demonio sul suo corpo, con estabile ostetrica. La portiamo con noi. Con estabile, portatela via. È una società in cui il potere è gestito dagli uomini, siano essi magistrati o uomini di chiesa. Per una strana concatenazione di eventi, il loro potere viene esercitato sul corpo delle donne. C'è una strana triangolazione di potere in cui è il corpo delle donne che... A Salem vengono accusati e giustiziati anche alcuni uomini, ma quasi tutti vengono condannati solo perché sposati con donne accusate a loro volta. Venite. Qui non c'è niente.
Le donne venivano esaminate da una commissione di donne per verificare la presenza di quelli che vengono chiamati marchi delle streghe o capezzoli delle streghe. Si crede che quando una donna vende la sua anima al diavolo, Satana concede alla nuova convertita un demone. Le assegna uno spirito personale, un essere demoniaco che viene chiamato famiglio. Se oggi ad Halloween voglio mascherarmi da strega, mi metto un cappello a punta, porto una scopa e un gatto nero. Questo animale è un retaggio dell'epoca in cui ci si immaginava che quella fosse la forma assunta dai famigli. Il compito della strega era occuparsi del proprio famiglio e nutrirlo col proprio sangue. Il punto da cui fuoriusciva il sangue era il cosiddetto marchio della strega. La percezione della strega ha a che fare con l'appartenenza di genere. È un'inversione perversa del ruolo materno. Dobbiamo bucarli con un ago e vedere se sanguinano. Nessuna reazione. No. Nessuna. Non sente alcun dolore, sembra. No. Vengono usati degli aghi con cui le escrescenze sulla pelle o i nei vengono bucati per verificare se sono naturali o innaturali. Se dovessero essere innaturali, la donna non sentirà alcun dolore e non sgorgerà neanche una stilla di sangue. Tutti rimangono impantanati in una palude di prove differenti. Sono incapaci di distinguere tra diversi tipi di prove. Gli accusati vengono sottoposti a una pressione enorme pur di ottenere una confessione. I processi per stregoneria cominciano all'inizio di giugno. Nel frattempo il numero delle persone accusate è aumentato a dismisura. Ormai la situazione è come un incendio fuori controllo. Nella cittadina di Salem si aggira il diavolo. Va sottolineato che la corte fatta istituire dal governatore Phipps è una corte civile e giudica le streghe secondo il codice criminale della colonia. Le prime condanne vengono rapidamente emesse. È vostra volontà di impegnarvi con il diavolo? No! Nel Massachusetts non esiste un tribunale religioso. I processi non si svolgono secondo leggi ecclesiali. Questo è il motivo per cui i processi si svolgono in maniera differente rispetto all'Europa, dove sono presenti sia i tribunali civili che i tribunali religiosi. E questo è il motivo per cui le pene emesse a Salem sono diverse. Nel Massachusetts o in Inghilterra, se un accusato di stregoneria viene riconosciuto colpevole, viene condannato alla pena di morte per impiccagione. Il 19 luglio del 1692, Rebecca Nurse e altre quattro donne vengono impiccate. Tutte le vittime protestano la propria innocenza fino all'ultimo momento. Nessuna di loro ha confessato, perché in quel caso avrebbero dovuto incriminare altri membri della comunità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Le persone che vengono impiccate a Salem non sono né peccatrici né sante, sono persone comuni. Forse qualcuna non era particolarmente simpatica, ma le altre sembra che avessero una vita incorrotta. La cosa che le distingue, che le rende diverse dagli altri 150 accusati, è che nel momento in cui devono affrontare il momento peggiore della loro vita, preferiscono la morte piuttosto che pronunciare una menzogna. The
Ciò che rende la vicenda di Salem così terribilmente particolare e triste è che tutte le persone processate si sono dichiarate innocenti e tutte sono state giudicate colpevoli dal tribunale e condannate a morte. Vengono fatte salire su uno dei pioli della scala, viene messo loro il cappio intorno al collo e poi il boia le butta giù dalla scala, ovvero prende i piedi e li lancia lontano dai pioli. Le vittime muoiono strangolate. Quello che alcuni degli accusati capiscono è che se confessano subito di praticare la stregoneria, non verranno sottoposti immediatamente al processo. Questo perché le persone considerate veramente pericolose sono quelle che, pur sapendo di essere streghe, non confessano il proprio delitto. E sono loro che devono essere perseguite. Oggi sappiamo che chi confessava sopravviveva. Ma allora perché non lo hanno fatto tutti? Ci sono due ragioni principali. La prima è di certo che la bugia era considerata peccato mortale e queste persone credevano fermamente nel peccato. Come avrebbero potuto continuare a vivere sapendo che alla fine li attendeva l'inferno? La seconda ragione è che all'inizio del processo nessuno poteva sapere che una confessione avrebbe rappresentato la salvezza. A Salem è andata così anche perché le streghe che avevano confessato potevano essere spinte a rivelare i nomi di altre streghe. La caccia alle streghe prosegue per circa 6 mesi fino all'inverno del 1692. Quando la comunità dei fedeli comincia a sgretolarsi e il senso di comunità è fondamentale per i puritani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. 25 membri della comunità hanno perso la vita. Più di un terzo di tutti gli abitanti è in prigione. Le famiglie sono divise. Nessuno si fida più di nessuno. In autunno il grano è rimasto nei campi. Il bestiame muore nelle stalle. Ma gli interrogatori proseguono e anche le persone più importanti della comunità vengono denunciate. Uomini d'affari, persino alcuni pastori e le loro mogli. I processi per stregoneria di Salem hanno ottenuto un primato. Sono in assoluto la cosa peggiore mai fatta dai puritani. Gli abitanti di Salem sono senza via d'uscita, chiusi in una trappola che si sono costruiti da soli e dalla quale non riescono a liberarsi. Non dimenticare i tuoi figli, non dimenticare le tue spose. È così difficile sopportare il peccato dei peccati. Salvami, oh Signore. È un evento troppo catastrofico, troppo traumatico per tutti. La comunità non potrà più essere la stessa. Ormai non possono più tornare indietro. Molti membri della comunità cominciano a sentirsi colpevoli e a chiedersi come si è potuti arrivare a questo punto. Siamo qui riuniti quest'oggi, come dobbiamo, perché il diavolo si aggira tra di noi. Molti tra noi sono stati deboli. Abbiamo abbandonato le scritture, abbiamo dimenticato i nostri obblighi cristiani. Neanche uno di voi è capace di alzare gli occhi. Alla fine dell'estate sono molte le voci critiche che si levano contro i processi per stregoneria. Una appartiene a Thomas Brattle, un mercante, ma anche un membro importante della comunità scientifica di Boston dell'epoca.
Bratol dice: non stiamo usando il buon senso. La prova spettrale non andava accettata. Thomas Bratol si oppone strenuamente all'isteria della caccia alle streghe. Ha studiato matematica ad Harvard ed è membro della Royal Society, l'elite scientifica dell'epoca. Lui e gli altri membri argomentano razionalmente. Attacca pubblicamente le prove illogiche accettate dalla corte e il governatore della colonia decide di sciogliere il tribunale di Salem. È meglio lasciare in libertà 100 streghe piuttosto che fare del male anche a un solo innocente. I processi finiscono quando il Massachusetts concorda con la tesi che forse le streghe esistono. Ma la prova spettrale, il marchio della strega e il malocchio non sono prove ammissibili, è l'argomento sostenuto da Bratton. La gente comincia a rendersi conto di quello che è accaduto. Del sangue innocente è stato versato come risultato dell'influenza di alcuni individui che credevano di agire in nome di Dio, ma che di fatto hanno creato il problema. C'è in qualche modo una secolarizzazione della comunità. Nella colonia della Baia del Massachusetts si sviluppa un nuovo atteggiamento. Solo la schiava Tituba rimane in carcere fino a quando non si trova per lei un nuovo acquirente. Quelli che tornano a Salem dopo l'ultima esecuzione si trovano davanti una cittadina che ha appena attraversato probabilmente la crisi peggiore che mai una comunità abbia dovuto affrontare. Deve essere stato terribile per la cittadina di Salem fare i conti con quanto era successo. Ci sono voluti anni, se non decenni, per sanare le ferite di quella lotta fratricida in cui tutti hanno combattuto contro tutti durante i processi. Tra i 550 abitanti del villaggio, chiunque ha avuto un accusato o un accusatore in famiglia, a volte entrambi, quello che hanno dovuto vivere è qualcosa di profondo, di terribile. Eppure, incredibilmente, la gente ha continuato a vivere a Salem. Nel XXI secolo, Salem è una ricca cittadina nei pressi di Boston. I processi alle streghe del 1692 oggi vengono sfruttati dall'industria del turismo. Halloween è la capitale delle streghe, ma Salem ha rappresentato anche un punto di svolta nella storia. Una delle lezioni che si possono apprendere dalla vicenda di Salem è che, anche se mossi dalle migliori intenzioni, gli esseri umani possono causare delle catastrofi. La gente che all'epoca dava la caccia alle streghe credeva di essere nel giusto. Questa presunzione ha invece portato a una gravissima ingiustizia e credo che sia questa la ragione per cui non siamo ancora riusciti a liberarci di Salem. Quella gente credeva che impiccare delle donne avrebbe risolto tutti i problemi. Beh, non ha funzionato. L'umanità ripete sempre la stessa ingiustizia, cambia solo la forma. Ancora oggi molti vengono perseguitati solo per la loro diversità, nonostante la storia di Salem. Sapremo riconoscerla la prossima volta? Fin tanto che esisteranno capri espiatori, pregiudizi, odio e bigottismo, fino a quando ci sarà bisogno di parlare di pregiudizi razziali come quelli che hanno animato il movimento Black Lives Matter, la stregoneria continuerà a esistere in qualche forma. Allora Salem ospitava solo 550 anime. Il nostro mondo moderno è più complesso, sembrerebbe illuminato. Ma siamo davvero tanto diversi da quelle persone del passato? Ci sono così tanti echi di questa storia nella nostra epoca, in Europa, in tutto il mondo. Le ultime vittime dei processi di Salem hanno dovuto attendere il 2001 prima che il governatore del Massachusetts le dichiarasse innocenti. Dalla metà del XX secolo il teatro e il cinema hanno riportato quei fatti alla ribalta,
mossi anche dalle esperienze del nostro tempo di paure, delazioni e isterie di massa. Quegli avvenimenti hanno avuto anche un aspetto positivo, dimostrando che l'individuo ha la sua importanza nella storia. Anche se a loro tempo sono stati oppressi e tormentati, oggi ricordiamo i nomi di coloro che subirono i processi e in qualche modo li onoriamo. Sono infatti diventati gli eroi di questa storia. La caccia alle streghe di Salem ormai è finita da tempo. Ma resta comunque una macchia nella storia americana. Le generazioni successive hanno imparato a considerare quei processi come simbolo di persecuzione e ingiustizia. Non è sufficiente inscrivere gli ideali di libertà, giustizia, pluralità e tolleranza religiosa nella Costituzione. Bisogna viverli nella realtà e, se necessario, difenderli da ogni forma di ingiustizia.